Radio Radicale con il professor Lucio Caracciolo, direttore di Limes, per parlare di questo storico accordo sul nucleare iraniano. Allora, secondo lei ha vinto l'abilità diplomatica di Obama, che ha praticato la politica del bastone e della carota con sanzioni pesantissime, poi anche aiutato dall'attività diplomatica del segretario di Stato americano Kerry. È stata la strategia giusta? Ha vinto la volontà politica degli americani e degli iraniani. Altri paesi, in particolare i paesi come l'Arabia Saudita e Israele, che sono rivali dell'Iran nella regione, hanno fatto di tutto per sabotare questi negoziati. Hanno fallito perché è prevalsa questa volontà, fra l'altro mettendo in seria crisi le relazioni tra Stati Uniti e Israele. Io penso che una delle conseguenze di questo accordo sarà quella di costringere sia Israele sia l'Arabia Saudita a rivedere i loro rapporti con l'Iran, renderli meno polemici, meno tesi, meno gravi. Lei pensa che fino a quando Netanyahu sarà alla guida del governo di Tel Aviv questo non avverrà? No, penso che potrà avvenire anche con lui, nel senso che Netanyahu è una persona alla fine piuttosto pragmatica, è un mediatore, e quindi penso che nell'interesse di Israele capirà che, essendo cambiata la situazione intorno a lui, anche lui dovrà cambiare qualcosa. Allora, quanto ci ha messo di suo Rouhani in questa trattativa, che forse non sarebbe stata possibile con il precedente presidente iraniano? Rouhani è uno dei leader del suo paese, non penso che abbia avuto un ruolo decisivo. Certamente il modo in cui Ahmadinejad si è presentato al mondo impediva una soluzione di questo tipo, ma Rouhani si è mosso su mandato del sistema, non è stata un'iniziativa personale, e naturalmente con la benedizione della guida suprema. Allora, cosa faranno secondo lei gli israeliani? Come cambierà la politica estera di Israele da adesso in poi? Sappiamo che impegno hanno avuto gli israeliani nel cercare di sabotare questo accordo, come ricordava lei. Non penso che lo sappiano ancora, anche perché gli israeliani ragionano abbastanza giorno per giorno, non hanno storicamente mai avuto grandi visioni strategiche. Penso però che il paradigma degli anni 50, quando Israele aveva costruito la cosiddetta alleanza della periferia con Turchia, Israele e Etiopia, salvo l'Etiopia, possa tornare in qualche modo a galla. Anche i rapporti con la Turchia sono migliorati e io penso che Israele e Iran continueranno a odiarsi ufficialmente, ma sotto il banco qualche cosa circolerà. Questa operazione, questo accordo cambia anche la visione della politica, del bilancio della politica estera americana? Ma certamente questo è un obiettivo che Obama ha perseguito dal primo giorno in cui si è insediato alla Casa Bianca, lo ha raggiunto prima dell'ultimo e quindi lo può ascrivere fra i suoi maggiori successi. Un'ultima domanda: quali saranno gli effetti economici di questo accordo sia sul mercato dell'oro nero e anche nelle relazioni bilaterali italiane con l'Iran? È un accordo che libera tante risorse? Penso che gli effetti si potranno misurare solamente fra qualche anno, non saranno immediati, specialmente per quanto riguarda il ritorno dell'Iran a pieno titolo sul mercato degli idrocarburi, penso che ci vorranno un paio d'anni. Comunque, all'atto pratico, un altro milione o forse qualcosa di più di barili al giorno sono sul mercato potenzialmente. Bene, la ringrazio il direttore di Limes, Lucio Caracciolo.